Nella casa dell'unico napoletano che in teoria non sapeva che il Napoli aveva vinto lo scudetto. Un napoletano di quelli ironici, di quelli che sente la felicità ma non vuole farsi travolgere. Questo napoletano incontrato oggi pomeriggio è Massimo Troisi. E questa è la registrazione a casa sua. Sentitelo. Questo scudetto io non lo so, perché non mi chiedere com'è che io sento che quest'anno lo scudetto non voglio neanche dire questa parola, perché mi fa impressione. Questo è l'anno buono, cioè vedi la squadra affiatata, vedi la squadra Massimo, forte. Il Napoli l'ha già vinto il colore. Quando l'ha vinto? Beh, Massimo, guarda che ora mi metti in imbarazzo. Il Napoli è campione matematicamente, pareggiando con la Fiorentina. Ma buono, ti manca il respiro per l'entusiasmo? No, sono contento questa cosa, non tanto se è vero o no, sono poco così, se mi fai scemo, guarda, mi offende, già, non passi cose non si scherza. E il Napoli è campione d'Italia da 7 giorni, di me. E tu mo vieni a mi intervistare. Sì. Figurati, avranno parlato, avranno detto tutto ormai in Coppa. Un po' di dichiarazione. Infatti, la gente ormai tifosa una vita, la Pro Patria, la San Benedettese, ormai è tifoso Lunato, sicuro, figuro. Ma hanno parlato tanta gente. Lo so, tanta gente, infatti, io venivo prima, no? Bravo, da presidente dopo 7 giorni qua, Napoli campione d'Italia, dimmi qualcosa sul Napoli campione. No, l'hanno detto già, ho fatto a parte la squadra Maradona, ma non dimentichiamo questo meraviglioso pubblico. Questo l'hanno già detto. Che è stato come un 12° giocatore in campo. Ah, questo l'hanno già detto. Del Napoli l'hanno già detto, ho fatto va bene il Napoli, va bene la squadra, ma non ci dimentichiamo l'organizzazione. Con Ferlaina, Lodi, con l'organizzazione è sempre mancata a Napoli, però questa volta hanno già detto. Io, cioè, ho un sentimento che mi sento se appena mi dice questa cosa, no? Che mi sgorgo proprio di felicità, sinceramente. Volevo dire, sì, va bene tutto, l'hanno già detto, non dimentichiamo però Bianchi, un allenatore modesto ma nello stesso tempo capace. Che mi dispiace, ma l'ho detto anche. Che sta sempre nell'ombra, però nonostante tutto. Tu mi vieni a intervistare Rob Settione, diciamo, c'è pazienza, siamo, pure tu. Napoli l'hanno già detto, pure fatto, allora festeggiamo, siamo contenti, ma mille problemi da millenni si affacciano su Napoli, non li dimentichiamo. Lo so, non un po' dice, l'hanno già detto, no, l'avessero detto pure si comunica subito a me. Non dimentichiamo, allora festeggiamo tutto, ma non ci dimentichiamo l'acqua e il gas aperto. L'hanno detto che no, io lo sapevo. Mi raccomando, vogliamo festeggiare, siamo contenti, tutto, ricordiamoci tutto, ma non ci dimentichiamo l'acqua e il gas aperto. Questo è un bel messaggio. Questo è bello, perché succedono le disgrazie. Voi uscite di casa, festeggiamo Napoli, e scordate, ricordatelo, l'acqua e il gas. Io non voglio dire con questo festeggiatelo, non è che mo hanno festeggiato, viva l'acqua, viva il gas. No, loro non hanno fatto niente, non vengono scudetti, siamo d'accordo, ma non ce lo dimentichiamo. È bello ricordarsi di tutto in queste giornate così belle e felici. Ecco, allora tu, come lo vivi adesso? Come ti senti? Come lo vivi? E mo mi misera, capito? No, è vero comunque, vai. Te lo giuro, guarda, te lo giuro, è vero. Non fa fare tutta questa cosa così, mi fai fare una brutta figura. Non è mica passata sotto silenzio questa cosa. E a me mi pare che sì, guarda un poco, non può essere mai caso. Come vivo bene, no? Sono contenta, anche se, non lo so, a me piacesse stare più dentro alla situazione. Non lo so, mi piacesse sapere retroscena, tutte le cose che ha detto Maradona, che ha detto Bagni, capito? A me piacesse, per esempio, essere proprio un giocatore, a me piacesse essere Bruscolotti. Se mi caduto un intervistato, proprio Bruscolotti. E io dicevo, Bruscolotti, Ferrari, uno, hai capito, un giocatore. Ma non è possibile, perché chiaramente non aggiungi qua. Ma a me piace, per stare dentro, guardare, arrivi, per stare dentro, a me piacesse pure essere la moglie di un giocatore. A me per dire, se tu un uomo ci stai dando la moglie Irenica, lo facessi con te. Guarda che forse sarà in sala la moglie Irenica. E cioè io l'invidio, signora, io vi invidio Renica, io le stesso sua moglie. Camilla torna a casa e mi dice, sai cara,
Maradona che cosa ha detto, che l'anno prossimo forse facciamo ancora tutte piccole cose, ma non la moglie, perché il suo uomo non lo offendendo, ma almeno l'amante di una delle mogli dei giocatori, no, per carità Gianni, sai, tutte le persone di rispetto, vi amo, tutti, per fare un esempio, dici come amo questa squadra, l'amante di una delle mogli, che avvenuto lei mi dice, sai, mio marito mi ha detto che Maradona ha detto che l'anno prossimo forse quella è viverla, stare dentro, insomma, per carità, tutti amici, non scherziamo. Senti, però comunque, lo sai che il popolo di Napoli ha usato il titolo di un tuo film per festeggiare, ora tu sei tutto, non ti sei accorto di niente, scusate il ritardo, che c'è tutta la filosofia. Lo so, già questo me lo sono accorto e li ringrazio e sono contento di essere servito a questo. Io ho già fatto il film solo per questo. Io pensavo quando Napoli vince il scudetto si trovano già udito la Rustriscione. Mica ci ha fatto un film con film. E io mi auguro, ci auguriamo di poter usare molto presto uno striscione con scritto ricomincio da 3. Capito? 3, 4, 5 parole, insomma non ci arriva più. Qui c'è un applauso, è un po' di retorica. È un po' di retorica, ma lasciami mo come dite stanotte. Ma è vero, già. Ti giuro come è vero che sei nato a San Giorgio a Cremano. Ecco, io anzi un saluto come esponente di San Giorgio a Cremano alla squadra del Napoli, l'ha già fatto, perché voglio essere retorico. Ricomincia da 3, da 4, da 5, ormai non ci siamo fermati più. Senti, però ci sono stati anche cartelli al nord, cioè sono comparsi striscioni con scritto siete i campioni del Nord Africa, l'unità d'Italia non è mai avvenuta. Boh, ma quello su invidie, cose che chi vince si è da portare dietro, non esistono problemi. Io sinceramente intanto io preferisco essere un campione del Nord Africa piuttosto che mettermi a fare striscione da Sudafrica. Questa è la metto, chiedo scusa sta cosa, ma non voglio, carità, non voglio mettere contro all'altro perché i film miei vanno in tutti i dati, ma perché già con un denim all'estero ci siamo accontentati sui dati, figurati si chiama di Bergamo e cose, però questa cosa è la devo dire. Massimo, io Gianni, è vero sta cosa, te lo giuro, ora io vado allo studio e fra un po' di ore avrò i giocatori del Napoli. Allora io saluto a tutti quanti, se è vero, ma io non lo so che a chi se ne devo credere, ma se è vero tanti auguri e spero che continuate così. Ciao Gianni. E qui c'è tutto il saper vivere di Napoli, quello di sapere esorcizzare anche una grande felicità, sapere che domani è un altro giorno. E anche per questo sono qui con un altro filosofo della vita, del quotidiano di Napoli, Luciano De Crescenzo. A Luciano credo se lui non ha avuto paura, perché in realtà nelle ultime giornate voi che soffrivate molto, lui è tifoso di quelli... Sono tifoso e il Napoli nelle ultime partite era un po' passato di cottura, No, siccome c'è sempre questo fatto... Spaghetti buitoni, campioni d'Italia. Minasta pure con la scatoletta in mano, Perché all'inizio erano proprio al dente, poi sai, le ultime giornate, però io invece che della squadra... Però erano buitoni e hanno vinto lo stesso, e fa parte degli obblighi aziendali, scusa. Io più che della squadra, io volevo parlare del pubblico, lo so che corro il rischio di essere retorico. Pochi giorni fa l'Ajax ha vinto i campionati, la Coppa dei Campioni. La Coppa delle Coppe, ecco, bravo, mi correggi. E è successo di tutto ad Amsterdam, centinaia di milioni di danni, hanno rotto macchine, hanno rotto cose. Noi invece, noi napoletani, perché ci siamo comportati bene? Perché secondo me noi abbiamo voluto dimostrare il nostro amore, noi amiamo la nostra città, io voglio bene a Napoli, hai capito? Lo so che sono retorico, ma io amo Napoli. E allora dico una cosa, io amo Napoli, voi amate Napoli. Questa città, che era la città più bella del mondo, adesso non è più la più bella città del mondo, però noi la possiamo far diventare la più bella, perché non abbiamo bisogno di nessuno
che ci insegni a amare Napoli. L'amiamo già noi abbastanza, ma dobbiamo comportarci così come ci siamo comportati allo stadio. E nello stesso